Eccoci qua, buonasera a tutti, dovreste sentirmi, dovreste vedermi, anzi vedermi in realtà ancora no, ancora un secondino. Eccoci qua, ben ritrovati, buonasera a tutti. Oggi c'è il grande Poker. gruppo, ci siamo quasi, Zitto. siamo quasi al pieno. Quindi buonasera ragazzi, come state? Ciao ragazzi, Allora, buonasera a tutti. vedo che siamo partiti già alla grande, già qualcuno che sta arrivando, siamo già live praticamente ovunque. Quindi, ragazzi, ancora un 15 secondi per far sì che arrivino le comunicazioni e gli aggiornamenti e le notifiche a tutti. E direi che partiamo subito. Giornata serata, in realtà. Molto importante per noi, molto importante anche per i nostri studenti, perché oggi ci sarà la comunicazione di quelli che sono i vincitori della borsa di studio per partecipare alla Trend Positioning Growth Conference, che ormai si terrà fra meno di 4 settimane, 3 settimane è Fischia a Milano, 20-21 di maggio. Come sapete, abbiamo appunto creato questa borsa di studio dove ci saranno tre vincitori. Uno dei vincitori sarà un trader, diciamo un veterano, che qualcuno che ha esperienza e che lo ha fatto anche per tempo e che non ha magari ottenuto i risultati che voleva ottenere, che sperava di ottenere, e non sempre per colpa loro, ma magari per tutta una serie di situazioni in cui le persone poi anche si trovano. Stessa cosa per il trader junior. Il trader senior verrà nominato da Natalia, il trader junior verrà nominato da Jonathan, e il trader, diciamo, quindi la borsa di studio, quella aperta a tutti, la faremo insieme. Vi spiegheremo le regole fra poco. Intanto, quindi rimanete qui perché potreste essere la persona che ha vinto la borsa di studio per venire gratuitamente a Milano. Per tutti quelli comunque che hanno partecipato, riparlate con Jonathan e Natalia, che anche per voi c'è una buona notizia, c'è una notizia positiva a prescindere dal fatto che abbiate vinto o meno la borsa di studio. Intanto, Efi, partiamo subito con un po' quella che è la situazione di mercato Di oggi, mercato. che sembrava essere molto diversa da quella che erano i giorni precedenti. Oggi i buyers, i compratori sono entrati Sono nuovamente a gamba tornati. tesa. Dove ci troviamo e a che punto ci troviamo? Sì, intanto buonasera di nuovo a tutti, ragazzi. Vedo che si è aggiunto qualcuno già nel frattempo che parlavi. Un salutone anche a Jonathan Atti. Sono molto contento finalmente di ritrovarci anche in serale tutti e quattro insieme. Sì, dicevi bene Gian. Allora abbiamo una giornata che sembra essere quasi l'opposto, direi, rispetto a quella di ieri, visto che ieri, appunto martedì, abbiamo avuto finalmente una sessione dominata dalle vendite, quindi indici che hanno chiuso in profondo rosso, specialmente quelli più collegati al settore e alle industrie tecnologiche. Di per sé, per quanto ci riguarda, questo non è un male in senso assoluto, anzi, stiamo aspettando da tempo che il mercato riesca a prendere finalmente una vera e propria direzionalità, anche se questo vorrebbe dire ovviamente vedere eventualmente un'altra gamba ribassista, diciamo, no? Devo dire che la giornata di ieri non è arrivata in attesa, nel senso che chiaramente non conoscevamo quale casellina del calendario avremmo dovuto barrare per trovare una sessione del genere, ma avevamo avuto comunque, diciamo, dei segnali, no? Anche nelle settimane precedenti, o meglio nell'ultima settimana, 10 giorni precedenti, sul fatto che il breve di mercato stesse cominciando a deteriorarsi e sicuramente comunque non stesse migliorando. In particolar modo abbiamo avuto diversi, no, breakout anche fra i titoli leader, diciamo, del mini rally precedente, che hanno anche giustamente, no, cominciato a mostrare segni di stanchezza più che di debolezza. E quindi da lì abbiamo poi avuto delle vendite che hanno interessato in realtà più o meno tutti i settori e tutte le industrie, anzi, senza più o meno. Quindi una giornata
caratterizzata da vendite, quindi non da distribuzione o prese di profitto controllate. Oggi abbiamo gli indici nuovamente in verde. Nulla di strano anche in questo caso, perché c'è sicuramente una componente, diciamo, di rimbalzo, no? quasi fisiologico, e poi c'è anche l'influenza delle trimestrali degli ultimi giorni, in particolare quella di Google e quella di Microsoft. Quindi appunto due aziende molto molto importanti che, grazie alla loro capitalizzazione, sono in grado di condizionare poi non tanto soltanto la direzionalità del mercato, ma soprattutto quello che poi è il sentiment. Ecco, quindi diciamo che abbiamo detto più volte, no, che gli investitori, i trader, alcuni trader cercano sempre un evento, una scusante per giustificare le proprie azioni. Ecco, la scusante dietro gli acquisti di oggi sono le trimestrali di queste due mega cap, diciamo. Trimestrali che comunque, per quanto riguarda il primo trimestre, non hanno ancora fatto vedere chissà quale disastro. Ecco, abbiamo una prevalenza in realtà di report che stanno battendo anche le attese. Ora, chiaramente qualcuno potrebbe avere la domanda legittima sul fatto di come siano state elaborate queste stime, no? Quindi qualche malizioso potrebbe anche pensare, potrebbe dire che magari queste stime sono state un po' volutamente, ecco, fissate un pochino in basso, ecco, quindi batterle magari non era poi così difficile. E poi abbiamo ovviamente, rimanendo sul tema macro fondamentale, il meeting della Fed del 3 maggio, no? Questo è un po' l'evento che stiamo tutti aspettando, e l'esito per quanto riguarda il rialzo dei tassi sembra ormai scontato. Si parla di 25 punti base di ritocco, i 25 punti base come ampiamente anticipato, e tra l'altro le aspettative dei trader per quanto riguarda invece i meeting futuri continuano, diciamo, a essere divergenti rispetto a quello che la Fed ha detto e continua a dire su questo famoso pivot point, quindi sul primo taglio dei tassi. Primo taglio dei tassi che secondo la Banca Centrale non arriverà nel 2023, secondo invece una percentuale crescente, non ancora, diciamo, maggioritaria in senso assoluto, ma che sta crescendo, secondo questa maggioranza invece la Fed dovrebbe cominciare a tagliare già da luglio o al più tardi settembre addirittura. Quindi comunque entro la fine dell'anno, prima di dicembre, nonostante Powell abbia ripetuto sempre una versione apposta, no? Quindi sarà interessante vedere poi cosa succederà anche nei prossimi mesi, non soltanto nel meeting del 3 maggio. Per quanto riguarda i setup, invece, andando sui singoli titoli, oggi c'è stato, diciamo, ben poco da fare, soprattutto rispetto alle ultime settimane, dove invece avevamo avuto una crescita, diciamo, no, del numero di setup o di addirittura potenziali setup, quindi delle SBP che non erano ancora presenti sul grafico, ma delle forme grafiche che appunto ci davano un po' l'idea di poter avere delle opportunità nel breve termine. Quindi questo scenario adesso è un pochino cambiato, dico almeno per questa settimana. Nulla toglie che nell'arco di alcuni giorni potremo trovarci di nuovo in uno scenario come quello che abbiamo vissuto fino a giovedì, mercoledì, venerdì scorso in realtà. Quindi per chiudere questa parentesi introduttiva, siamo sicuramente ancora in una fase dove, nonostante con la rottura di livelli di supporto sicuramente molto importanti da parte degli indici, nulla vieta, ecco, di poter vedere una nuova volatilità, diciamo, verso l'alto nelle prossime giornate. Anche se sinceramente io già dalla scorsa settimana, e tu eri d'accordo con me, ero posizionato, diciamo, a livello di tono, ecco, più su un tono bearish, ecco, magari non ribassista, però sicuramente un tono bearish da parte del mercato. Un po' più difensivo, diciamo. Assolutamente sì, senza dubbio. Bene, sì, può ancora succedere di tutto, chiaramente. Vediamo in questo momento live il QQQ, che non è altro che il Nasdaq, per semplificare le cose,
torna in negativo, quindi sembrava volesse rimbalzare verso l'alto. Abbiamo ancora una situazione di bread market, quindi bread market, ragazzi, per chi ci ascolta per la prima volta o magari anche per la decima, ma non abbiamo mai approfondito il discorso. Bread market è il mercato più ampio, quindi non l'indice di per sé, ma i titoli che sono all'interno di quello e di altri indici che ci danno un po' quella che è la situazione. Un po' più chiara di mercato perché ci dice esattamente che cosa c'è dietro le quinte, no? È un po' come dire che gli indici sono un po' gli scaffali del negozio, le azioni sono i prodotti nello scaffale del negozio. Gli scaffali sono lì, il fatto che ci sia qualcosa da prendere di buono, di qualità, di interessante non è assolutamente scontato, non è assolutamente detto che sia così. Credo che in questa fase, però, la cosa più importante fra tutte è che ancora una volta, alla fine di tutto, abbiamo evitato anche la shakerata di ieri. Eravamo investiti parzialmente durante questo rialzo. Ci sono stati momenti, soprattutto all'inizio del rialzo, dove siamo stati anche molto investiti. Abbiamo preso profitti parziali, abbiamo preso qualche piccola perdita, abbiamo preso posizione a break even. Ma anche stavolta l'equity line è rimasta assolutamente salva, no? E questo chiaramente dipende poi da quella che noi chiamiamo la consapevolezza della situazione, dalla chiarezza mentale che abbiamo nell'approcciare poi i mercati. Qual è il messaggio che secondo te è più importante, al di là del fatto che sappiamo o non sappiamo quello che succederà, che ovviamente è la seconda, non sappiamo quello che succederà. Il mercato potrebbe crollare, il mercato potrebbe salire, potremmo avere ragione o potremmo avere torto. E questo ovviamente non è qualcosa che ci interessa particolarmente. Noi usciamo e scappiamo proprio dall'idea e dal concetto di dire sì, siamo in un mercato rialzista. Una volta che saremo a più 20%, ufficialmente siamo in un mercato rialzista e non c'è discussione al riguardo, no? Ma noi cerchiamo sempre di evitare per noi stessi di pensare in termini di no, secondo me un rialzo, no, secondo me un ribasso. Ci piace invece al contrario molto di più ragionare in termini di questo è un ambiente a basso rischio e alto rendimento piuttosto che alto rischio e basso rendimento, no? E questo è il modo pratico che poi ci serve per evitare di prendere decisioni sui nostri bias. Bias che vanno a creare poi di fatto quelle che nel mercato si chiamano anomalie. Ne parleremo tantissimo a Milano. Quindi, nel pratico, qual è il messaggio che ti senti di mandare, Effi, alle persone che ci stanno ascoltando oggi, prima di passare adesso alla fase successiva, che sarà poi quella dell'estrazione, di capire anche un attimo per tutte quelle persone che hanno partecipato, ma anche per quelle che stanno decidendo di venire e che verranno di fatto, qual è il messaggio semplice, chiaro, conciso che le persone, dal nostro punto di vista, senza pretendere di avere la verità in mano, ma sicuramente pretendendo di avere la nostra verità in mano, che è quella che ci permette di essere qua ancora dopo 11 anni ormai e aver superato un po' tutte quelle che sono le stime, no? Dell'industria. Si dice che dopo 10 anni rimane soltanto qualcosa come il 3% dei trader effettivamente, no? Abbiamo superato la prova del tempo, quindi sicuramente siamo in una posizione di poter dire quello che ha funzionato per noi. Perché la Trend Positioning Growth Conference di maggio e nello specifico poi anche di quello che facciamo tutti i mercoledì, perché è importante, perché è utile nel pratico e perché è qualcosa che le persone non hanno effettivamente mai visto spiegate in questa maniera. Sì, bella, bella domanda, Gian. Intanto mi sentite bene perché io con StreamYard ho sempre, non so perché, ma ho sempre dei problemi. Io vi vedo un pochino a scatti in realtà. Sentiamo bene. Perfetto. Sì, dicevo, ottima domanda, visto che sicuramente in tanti hanno avuto, no, questo dubbio. La risposta è,
non venite per me, non venite per Gian Massimo, non venite per Natalia, non venite per Jonathan, ma venite per quello che appunto verrà detto. Quello che verrà detto è frutto appunto di un approccio che è scientifico, ok? Che risiede appunto questo approccio scientifico nello studio della struttura del mercato. Struttura del mercato che è vero che i mercati non cambiano mai, ma la struttura del mercato invece in alcuni periodi è diversa da altri. Okay. Quindi si tratta innanzitutto di informazioni freschissime, nuovissime, quindi sia che siate diciamo dei trader esperti o dei trader diciamo novellini, sono delle cose che non avete mai sentito, perché appunto si basano su delle informazioni, sui dati, su degli eventi che sono attuali, correnti, ok? Quindi non troverete nulla che possiate leggere ad esempio in un libro di analisi tecnica, piuttosto che in un libro di analisi fondamentale tradizionale, piuttosto che in qualsiasi altro corso o evento che potete trovare in giro. È diverso dagli altri perché troverete condensati in due giorni il lavoro di oltre 10 anni. Questo penso che sia davvero impagabile, il lavoro di 10 anni fatto, permettimi il termine Gian, con il sangue e con la sofferenza degli altri. Nel senso che voi, cioè, non ci perdete, male che vada, vi fate una gita di 2 giorni. Non ci perdete nulla ad imparare quello che appunto verrà detto, anzi. E poi, terzo punto, molto importante, come dicevi tu, il tema appunto quello delle anomalie, anomalie che nella maggior parte dei casi vengono appunto viste come un qualcosa di negativo, no? Qualcosa di anomalo, qualcosa che si discosta dalla media, quindi qualcosa che non devo ascoltare, qualcosa che non devo fare, perché altrimenti io passo per quello matto, passo per quello stupido, perché tutti gli altri fanno il contrario, no? In realtà la situazione è totalmente opposta. Cioè l'unico modo per effettivamente guadagnare sul mercato in maniera sostenibile nel lungo periodo non intendo che bisogna aspettare 20, 30, 40 anni per vedere i risultati. Significa che se comincio a fare una cosa oggi, fra 30 o 40 anni, sul piacere, posso continuare a farla praticamente nella stessa maniera, perché è un metodo che appunto posso replicare. E l'unico modo per farlo, dicevo, appunto, sfruttare questi, invece di anomalie possiamo chiamarli anche difetti, crepe, non lo so, possiamo usare anche altre parole volendo, del mercato, dei mercati finanziari, di Wall Street, che la maggior parte appunto delle persone passano davanti agli occhi senza che se ne accorgano. Cioè questa è la differenza, cioè voi farete parte di una percentuale ridottissima di trader, di persone che vedono effettivamente quello che sta succedendo sul mercato. Già il vedere dietro le quinte, come stavi accennando tu Gian, già quello è un qualcosa, ma quello è soltanto la punta dell'iceberg, no? Perché poi in realtà ci sarà anche tutto un discorso diciamo molto operativo, proprio a livello non soltanto strategico, soprattutto poi da parte tua, ma anche a livello di numeri. Quindi che cosa posso fare, quando posso farlo, come posso farlo e quale risultato posso aspettarmi. Se ad esempio il risultato che mi aspetto non mi piace, non è qualcosa che diciamo che è in linea con il mio obiettivo finale, ad esempio, io so già che ad esempio un certo tipo di trade o quel trade o quell'altro trade non lo farò. E lo so prima, cioè in un certo senso quello che verrà diciamo presentato lì sarà in un certo senso imparare a prevedere quello che fanno i mercati, non prevedere nel senso se l'S&P 500 domani sale, il Nasdaq domani scende, quale sarà il titolo campione dell'anno, ma prevedere che cosa succederà alla mia equity line, al mio portafoglio, sapendo che con determinati comportamenti del mercato io ottengo determinati risultati. Io lo so già prima da quello, lo potrò sapere già da prima. Io ho visto già le matrici, chiaramente adesso non è la sede adatta per farle vedere, anche perché non ci vogliono 2 giorni a caso per parlarne, quindi non avrebbe senso. E all'interno di queste matrici, ad esempio, ci sono tutti i numeri sui risultati che possiamo aspettarci in determinate situazioni di mercato quando andiamo a sfruttare determinate anomalie che si presentano quotidianamente. Ci sono dei punti, ti ringrazio Effi, molto importanti. Okay. Prima di tutto, ci tengo a sottolineare, ragazzi, so che chiaramente esce dalla nostra bocca, no? E chiaramente va dal salumiere il salame buono, va dal macellaio la carne buona, no?
Ma essere dopo 11 anni ancora a mercato con soldi reali e aver moltiplicato il proprio capitale è effettivamente essere nell'elite del trading. E quindi quando il fisio dice che avete la possibilità di essere fra quella piccola percentuale di trader, non a Milano, non in Italia, ma al mondo, che sono in grado di guardare quello che avete davanti agli occhi e leggere, no? Nel linguaggio del mercato, quello che sta succedendo non è un'esagerazione. Ci tengo a sottolinearla questa cosa: non è affatto un'esagerazione, perché tutti possono aprire questo grafico del QQQ, in pochissimi riescono a leggere quello che sta succedendo. E c'è un'altra cosa fantastica che dicevi: voglio che Natalia e Jonathan, come dire, dicano anche la loro, perché poi Jonathan e Natalia, più di me e più di Efisio, parlano con i trader quotidianamente, parlano con i trader tutti i giorni, parlano con decine di trader e persone che vogliono approcciarsi o che sono da 20 anni nei mercati quotidianamente, ogni giorno. Quindi di storie ne sentono più di chiunque altro, no? C'è un passaggio fondamentale che tu spiegavi, è che fa veramente, ragazzi, tutta la differenza del mondo. Vorrei strapparmi il cuore e farvelo vedere lì il messaggio, perché è veramente fondamentale. Quello che facciamo non funziona il 100% delle volte, ma funziona il 100%. E la prevedibilità non è quello di quello che succederà nel mercato domani, ma di quello che succederà alla mia equity line. Tutti vogliono prevedere quello che succederà al mercato fra un anno. Io voglio solo prevedere quello che succederà alla mia equity line fra un anno. Se tutti i giorni faccio il passo 1, il 2, il 3, il 4, il 5, riducendo al 10% finale le mie opinioni, le mie sensazioni, la mia soggettività, ma l'80, il 90% prima viene dai numeri, viene dall'oggettività, e vi farò vedere le matrici che moltiplicate fra di loro, incrociate fra di loro, vi permetteranno di sapere in maniera prevedibile che cosa farà la vostra equity line con una strategia e con l'altra. Credo che questo valga più di qualsiasi informazione, insight del so che questo titolo nei prossimi 30 giorni salirà del... Nessuno sa niente, ragazzi. Direi. Non lo so io, non lo sa Powell, non lo sa Warren Buffett, non lo sa nessuno. Ma un trader di successo sa che cosa succede alla propria equity line. Se poi non è 3 mesi perché 3 mesi c'è il crollo, non è 6 mesi perché 6 mesi c'è il ritracciamento, io so con certezza che nel lungo termine, facendo quello che spieghiamo qua dentro anche quotidianamente, anche alle live del mercoledì, e ovviamente non può essere organizzato come 2 giorni di lavoro, così come non può essere organizzato come un anno di lavoro insieme, è esattamente questo passaggio. Quindi ti ringrazio veramente per questo, perché credo che non tutti percepiscono e capiscano la profondità di questo concetto. Probabile. Quindi, Nati e Jonathan, anche voi che probabilmente siete in grado di dirmi sì è vero oppure no, non è vero, diteci un po' anche voi la vostra, visto che parlate con persone tutti i giorni e vi raccontano anche di esperienze passate, di fallimenti, di paure, perché ma sono andato anche a quest'altro corso e poi è finita che mi volevano vendere qualcosa. Quindi ci sono tutta una serie di persone, ragazzi, anche qua dentro, cioè non stiamo facendo un discorso per chi verrà a Milano, stiamo facendo un discorso semplicemente anche solo per le persone che sono qua e spendono 1 ora e mezzo ogni mercoledì della propria vita, del proprio tempo, ad ascoltarci, a capire, caspita, ma mi devo fidare di questi due, sì oppure no? Sì, infatti io volevo proprio aggiungere questo ulteriore punto ai punti di Efisio, che dal punto di vista tecnico sono perfetti e cioè, includono tutti i motivi per cui venire a questa 2 giorni. Quello che vorrei aggiungere io riguarda molto quello che sento tutti i giorni, quello che sentiamo tutti i giorni, ed è quello che stavi accennando tu, cioè la paura di ritrovarsi con un ulteriore corso dove non imparano niente, dove è semplicemente una vendita di quello che ovviamente poi gli verrà proposto e dove tornano a casa senza aver capito ovviamente il perché sono venuti lì, no? Per cui da questo punto di vista lo capiamo perfettamente perché sappiamo in primis cosa c'è fuori,
E ovviamente il confronto non può essere fatto finché non vi trovate in questa situazione. Noi ve la possiamo raccontare in tutti i modi, vi possiamo dire i motivi, perché ovviamente questo corso sarà diverso, però alla fine un minimo di rischio c'è sempre, no? Per quello quando Efisio diceva l'unica cosa che vi può capitare di perdere 2 giorni, credo che quello che invece potete portare a casa sia veramente molto di più, è veramente una conferma del fatto che questo corso è vero e proprio, che proprio per noi questo è importantissimo. Poi una volta lì si aprono un'infinità di opportunità, però il corso è fatto per darvi già dei contenuti, come diciamo sempre, per tornare a casa e poter applicare fin dal giorno successivo quello che avete imparato. E questa è la promessa più grande che vi facciamo qua, che vi facciamo tutti i giorni, per cui direi proprio questo, Gian, direi che è proprio il... sappiamo che affrontare un percorso, soprattutto quelli percorsi più lunghi che noi facciamo, quando fuori dal nostro mondo ci sono tante cose che non funzionano, per quel modo di dire, è difficile. Milano è la possibilità di conoscerci dal vivo, è la possibilità di vedere se siamo quello che diciamo di essere anche qua, no? Per cui è un'opportunità molto concreta di decidere voi con gli strumenti, con l'informazione, con il contatto umano, perché è fondamentale, lo abbiamo visto nell'evento dell'anno scorso, se facciamo il caso vostro, se facciamo per voi. Non è detto che facciamo per tutti, però quella è sicuramente un'occasione molto concreta di valutarlo. Sono d'accordo. Assolutamente, grazie Nati. Se posso aggiungere la mia, è che spesso mi capita di sentire persone che invece di avere una strategia hanno delle chimere, quindi hanno un po' di concetto di questo, un po' di concetto di un'altra strategia, un po' di concetto di Warren Buffett. È un po' come avere una dieta fatta da 27 pezzi di diete, cioè non è una dieta fondamentalmente. Quindi quello che noi facciamo, ma che di fatto tu, Gian e anche Efisio ripetono ogni giorno, è quello di dare un edge che è un vantaggio competitivo vero rispetto ai mercati a quelli che ci seguono. E sembra di no, ma avere una matrix che ti fa capire, come ha detto Efisio, no? Leggere il grafico, poi sei sempre tu che clicchi il bottone, ma se riesci a leggere e a capire, hai una strategia, hai un edge. Avere un mentore davanti è un edge. Cioè, quindi non basta solo avere un catalyst gap up o una confluenza di eventi o l'FDA che va a provare qualcosa. Sì, certo, quelli sono degli edge del mercato, ma i nostri edge dove li troviamo? E fare un corso dove ti viene insegnata un pezzo di una strategia o un modo per interpretare il mercato è un edge incredibile, quindi anche solo sapere qualcosa fare. Ed è di fatto una delle scene, no, di Matrix, visto che il tema è anche quello di Matrix, c'è proprio una parte in cui Neo vede attraverso le persone, inizia a leggere il codice, e quella, se uno lo guarda, è la definizione etimologica di intelligenza, cioè intelligere vuol dire leggere attraverso, quindi avere una strategia che ti fa leggere attraverso il mercato per forza ti fa fare delle decisioni più intelligenti, cioè per fisiologico mi verrebbe da dire. Quindi sono d'accordissimo con quello che ha anche detto Natalia, e è fondamentale esserci. Perfetto, intanto abbiamo Marco che ovviamente era a Milano e ovviamente anche un nostro studente Raptor, che dice: ci sono almeno 2 ragioni per venire, avere una strategia finita e funzionante fino al lunedì dopo, quindi quando vi diciamo che vi mandiamo a casa con la strategia, vi mandiamo a casa con la strategia, non è una cosa per... Lo so che, ragazzi, i vostri corsi di trading sono il corso motivazionale e della PNL con la gente che salta e con gli ancoraggi alla Tony Robbins per convincervi a comprare poi il percorso più ampio, no? Come voi sapete, noi abbiamo i percorsi più ampi, ma ce li avete e lo sapete, cioè sì, avrete l'opportunità di comprarlo se lo vorrete, avrete l'opportunità di non comprarlo se non lo vorrete, ma questo non ha niente a che fare con il fatto che voi, a prescindere dal fatto che deciderete di andare avanti oppure no, il lunedì voi avete una strategia finita e funzionante che potete utilizzare da soli. Quanto velocemente o quanto lentamente, chiaramente ci sono dei percorsi poi che possono aiutarvi a fare più velocemente e a metterci voi meno tempo
quotidianamente e anche nel lungo termine, no? Ma non è qualcosa che, se non fate quello, allora quello della due giorni non funziona. Non è assolutamente così, ok? Quindi molto importante questo passaggio. E soprattutto, poi Marco diceva, anche dialogare con chi sta già effettuando il percorso in modo da capire se questo fa, se questo fa per voi. Quindi in totale sincerità è molto più profittevole e utile parlare con i vostri eventuali colleghi che non chiaramente chiedere a me o ai fisio. Poi è vero che giustamente noi siamo convinti del nostro, ma noi siamo convinti del nostro, voi no. E quindi capiamo che ci siano delle difficoltà, perché il mercato del trading non è un mercato sano, non è un mercato onesto, e quindi lo sappiamo, ragazzi, in che situazione siete, sappiamo quali difficoltà avete, sappiamo a che cosa siete già andati incontro, perché io sono andato via dall'Italia tanti anni fa, perché quando volevo imparare a far trading non c'era niente che mi aiutasse a imparare. In realtà non sono mai tornato, sono tornato per un periodo di un anno breve, e sono tornato che la situazione era peggiorata, perché prima non c'era nulla, quando sono tornato invece era pieno di idee, dove manco una di quelle persone effettivamente guadagna dal trading, gente che spiega come fare gli investimenti perché li ha imparati in un libro e che non ha effettivamente imparato sul campo che cosa vuol dire avere una strategia profittevole per 10 anni di fila. Non ne trovate, sì, c'è qualcuno, per carità, non siamo gli unici in Italia, ma è molto difficile trovare veramente la qualità. In ogni ambito, nel trading è ancora peggio, quindi sappiamo in che situazione siete, ed è per questo che facciamo anche tanto gratuitamente, ed è per questo che diamo anche queste opportunità, come negli ultimi giorni, appunto, come nelle ultime settimane, gratuite per le persone di conoscerci. Cioè, noi la formazione a pagamento è una percentuale piccolissima di quello che noi facciamo. Se considerate 5 giorni per 20 minuti, l'uno dei TP daily, più un'ora e mezzo, un'ora e 45 del Raptor, della pre-Raptor del mercoledì, più un'ora e mezzo, 1:45 della live del giovedì. Cioè, ragazzi, è una settimana di lavoro praticamente per dare contenuti gratuiti, e i video di YouTube, e i post. C'è veramente tanto, perché veramente vogliamo portare il trader al prossimo livello. Vogliamo veramente dimostrare che una persona che inizia da zero e una persona che ha iniziato 20 anni fa hanno lo stesso problema, ovvero quello di non avere un edge, quello di aver pensato, perché qualcuno gli ha detto, di dover partire dal questo stile funziona, piuttosto che partire dal questo è come funziona il mercato, questo è come a te diventa chiaro e consapevole quello che dovresti fare, e dopo che lo sai puoi decidere con le tue tattiche personali, con il tuo approccio personale, con le tue debolezze, con i tuoi punti di forza, di affrontarlo in questa maniera piuttosto che di affrontarlo in quest'altra maniera. Questo è un paradigma, c'è un cambio di paradigma totale che stiamo portando in Italia e per il quale stiamo lavorando veramente tanto per farlo, perché crediamo assolutamente che il problema sia quello e che sia assolutamente risolvibile. Lo abbiamo risolto per noi in prima persona, per qualcuno può funzionare, per qualcuno può decidere no, per me questa cosa non funziona, non è il modo in cui voglio fare le cose, non è il mio mondo, va benissimo. Quello che noi facciamo non è un lavoro di religione e di convinzione, è un lavoro di spiegazione e di condivisione di quello che funziona per noi e di quello che funziona veramente per noi quotidianamente, ok? Quindi detto questo, a questo punto, ragazzi, se voi siete d'accordo e non avete altre cose da dire, sì, io andrei allora all'estrazione. Che dite? Assolutamente. Procediamo. Benissimo. Allora, procediamo subito. Allora, Nati, visto che... anzi, facciamo così. Sì, andiamo subito al... Facciamo un po' un recap, no? Di quello che... di quelle che erano le condizioni per poter essere eletti. Faremo una sorta di estrazione. Oggi vi farò vedere, vi spiegherò le regole fra poco, ragazzi. Considerate che i nomi che abbiamo tenuto sono
un terzo rispetto a quelli che sono arrivati. Nati, vuoi dirci perché? Sì, allora spiego un po' anche il perché nasce questa idea della borsa e che poi è stata confermata in queste settimane. Ci siamo resi conto che c'era tanto bisogno di partecipare a un evento di questo tipo, perché persone che ci seguono da un po' di tempo comunque magari trovavano grandi difficoltà o facevano grandi errori perché non riuscivano ovviamente a superare alcune idee vecchie che avevano su come si dovevano approcciare i mercati, per cui ovviamente vista questa situazione abbiamo detto aiutiamoli in modo concreto almeno a partecipare a questa 2 giorni, per poi poter dimostrare in modo anche pubblico che questo corso fa sia per chi ha già un'esperienza col trading, diciamo di qualche anno, di qualche tipo, ma anche per chi di esperienza non ne ha nessuna o magari ha letto qualcosa ma non si può ritenere un esperto, diciamo, della materia, abbiamo ovviamente individuato queste 2 categorie, per cui la prima borsa per chi ha esperienza, la seconda per chi non ne ha praticamente nessuna, l'ultima estrazione, per cui ovviamente in questo caso dipenderà tutto dalla fortuna. Le richieste sono state tante, siamo molto felici di questa cosa perché ha confermato l'interesse comunque che c'è nel approcciarsi, nel capire, nel partecipare a un corso. Purtroppo diciamo che ci sono persone che nonostante siano interessate, sarebbero interessate a fare questa 2 giorni, poi non hanno voluto fare un passaggio con noi, non hanno voluto raccontarci cosa li portava a fare questa richiesta, no? a tentare questa opportunità. Per noi, l'abbiamo detto fin dal primo giorno, era molto importante questo passaggio, non tanto per ovviamente dedicare del tempo a vuoto a parlare con delle persone, ma perché è un investimento che facciamo da tanti punti di vista, ovviamente non solo economico, ma anche ovviamente di quello che è il nostro obiettivo, la nostra mission. Per cui ovviamente portare all'evento delle persone non solo a riempire una sedia, ma a iniziare un percorso nel trading fondamentale. Per cui se non abbiamo la possibilità di parlare con voi, è ovvio che sicuramente non possiamo portarvi all'evento. Poi ci sono stati altri casi di persone che magari non avevano capito cosa era e per cosa era la borsa di studio, altre persone che ovviamente non potevano partecipare a quei 2 giorni per disponibilità, per cui diciamo le opzioni sono state tante, per cui abbiamo ovviamente tagliato fuori questi nominativi, quelli che sono rimasti poi li abbiamo ovviamente valutati in base a tutte le informazioni che abbiamo tirato fuori, abbiamo individuato i primi 2 e oggi andremo a capire anche la terza persona che capiremo tutti insieme in questa sede qua. Sì, ci sono stati poi anche i Raptor che vi ringrazio personalmente, ragazzi, al nome di tutta l'azienda, che si sono iscritti perché chiaramente volevano partecipare al corso di Breakout, ma loro sanno che sono il mio primo pensiero al mattino e l'ultimo la notte, che hanno in maniera molto da signori, hanno detto: io mi iscrivo ma non voglio il biglietto, regalatelo a chi ne ha più bisogno, regalatelo a chi effettivamente ancora non vi conosce, eccetera. Quindi ragazzi, sono veramente orgoglioso di voi, sono molto contento di queste cose, per me il livello personale, umano, viene prima dei soldi, prima di qualsiasi altra cosa, quindi volevo ringraziarvi live di persona per il vostro atteggiamento, quindi molto bene. E adesso andiamo a questo punto a vedere, quindi anche giustificando, ragazzi, le persone sono state scelte appunto perché avevano tutte le caratteristiche che stavamo cercando. La terza persona la estrarremo live, in diretta con voi, ragazzi, quindi adesso lo andiamo a fare. Quindi Trader Junior, Junior, che verrà nominato da Jonathan. Prima di nominarlo, Jonathan, raccontaci in un minuto chi è questa persona e perché. Intanto c'è Paolo che ti vuole ringraziare personalmente, dice di averti conosciuto stamattina. E in maniera chiara e senza spingermi a fare alcun acquisto, Jonathan si è licenziato, cioè cosa vuol dire? Fuori subito. No, questo, ragazzi, a parte gli scherzi, grazie Paolo per il feedback, è quello che facciamo, parliamo con le persone,
se valutiamo che possiamo aiutarli in qualche modo, gli diciamo questo è quello che possiamo fare per te secondo il nostro punto di vista. Non c'è mai nessuna forzatura nelle vendite o negli acquisti. Quindi importante questo, Paolo, molto, molto importante, ti ringrazio. Non abbiate paura di parlare con noi, non siamo al telefono per rifilarvi sulla schiena un pacchetto che non vi potete permettere di pagare o comprare o che non è adatto a voi. Jonathan e Natalia lo sanno, io mando a casa le persone quando entrano e non sono e mi rendo conto che non sono adatte, perché non voglio problemi, ragazzi, cioè voglio lavorare, voglio essere focalizzato sul mio trading e spiegare e raccontare quello che so fare, non voglio pressioni di persone che arrivano e che al primo giorno non si comportano come dovrebbero, quindi assolutamente. Come tutte le scuole del resto, no? Quando una scuola è privata, tra virgolette, non sei tu a scegliere di entrare, ma sono quelli che scegliono se ti vogliono avere nella loro squadra. Quindi chiaramente non c'è una panacea a tutti i mali, c'è un abito che può essere fatto su misura e cerchiamo di farlo, ma magari non è il momento giusto o qualcosa del genere. Quindi ragazzi, assolutamente, così come la Growth Conference non sarà un devi fare questo, devi fare quello, devi fare quell'altro, ma devi capire questo, devi capire quello, devi capire quell'altro, e poi se l'hai capito davvero il passo successivo è automatico, per forza, nel senso, io lo dico sempre anche quando inizio, ragazzi, non vi devo vendere niente, se questa roba ha logicità dentro la tua testa ci arrivi in fondo da solo che vuoi farlo, quindi non è più difficile di così. E per quanto riguarda il trader junior, invece io ho questo ragazzo che, insomma, anche lui, come tante persone all'interno di questo gruppo, e sono sicuro che di quelli che ci stanno seguendo stasera magari c'è qualcuno anche che non si è riuscito a sentire o magari che non ha ancora avuto modo di parlare con me o con Natalia, però bene o male tutti quelli che si approcciano al mercato finanziario, agli investimenti, un po' le azioni, cercano di farlo nella maniera un po' più sensata possibile, si affidano sempre a un consulente, e matematicamente mi capita di sentire persone che avevano avuto delle esperienze negative con dei consulenti, poi non tutti, non il 100%, ma ce n'è una buona fetta, menzionabile. Quelli che non hanno avuto un consulente hanno preso batoste dalle opzioni, dal forex, dalle cripto, e poi pian pianino si rendono conto che di quello che veniva decantato come il mercato rischioso, di fatto non è così rischioso se sai come navigare. E quindi fondamentalmente è una persona che ha dimostrato veramente tanto interesse in quello che facciamo, l'ha dimostrato con l'impegno genuino, nel senso che si è messo, ha studiato, ha fatto delle domande, anche perché proprio quando dicevamo è alle prime armi, lui ha proprio fatto una domanda sul lessico della serie, ma se io vengo lì non è che rischio di farmi due giorni a guardare Efisio e Gianmassimo andare avanti e indietro sul palco e parlare aramaico? No, nessun problema. E questa è proprio, tra virgolette, è stata bellissimo a livello di energia, è stato bello a livello di atteggiamento, è piaciuto un sacco anche a livello di voglia di imparare, di spingersi, di spingere più in là questa barriera, e quindi un po' come The Turtle Trader, no? Che tu hai menzionato dentro il tuo libro, Gian, questo esperimento che veniva fatto, il trader si nasce o si diventa? E noi siamo ovviamente portabandiera del fatto che trader si può tranquillamente diventare. E io sono sempre la riprova, io dico sempre: Gian, se ce la sto facendo io, ce la possono fare veramente tutti, perché io dico che non sapevo cosa fossero le candele. E quindi di fatto abbiamo deciso di dare questa opportunità. Abbiamo un rullo di tamburi? Abbiamo un rullo di tamburi artificiale. Rullo di tamburi. Oh. Abbiamo un romagnolo che è Davide Mondaini, che ha vinto appunto questa opportunità. Lui parte veramente da zero, ha pochi concetti, ha investito qualcosina con un consulente, insomma, in maniera privata, ma mai da trader vero e proprio, da trader puro. E quindi, Davide, complimenti, ci vediamo a Milano. Complimenti Davide, complimenti Davide, in bocca al lupo per il tuo nuovo percorso, e ci vediamo a Milano, non vedo l'ora di congratularmi di persona e stringerti la mano, quindi molto molto bene. Ora andiamo al trader senior, che invece ce lo annuncerà Natalia. Allora, il trader senior è stata una scelta non facile, perché diciamo persone con tanta esperienza non ci sono state, cioè con tante voglio dire che persone che ovviamente hanno avuto tanta esperienza e che avevano secondo requisito, che era
ok, mi voglio rimettere in gioco, sono disposto a capire anche come lavorate voi e a magari, come dire, come diciamo sempre, essere umile nell'affrontare questo nuovo percorso. Però abbiamo trovato sicuramente diverse persone che hanno fatto diverse esperienze, non solo dal punto di vista ovviamente del trading, per cui che hanno come dire, operato per anni, ma anche a livello formativo. Abbiamo preso in considerazione una persona che di percorsi formativi ne ha fatti diversi, perché anche questo era un modo di, come dire, raccontare, non a lui, ma ovviamente a tutte le persone con cui abbiamo a che fare, che non solo abbiamo un metodo che funziona, ma abbiamo anche un metodo che può essere spiegato, che può essere ripetuto, che può essere, come dire, replicabile per tutti quanti, no? Per cui da questo punto di vista abbiamo scelto una persona che ha tanta voglia di rimettersi in gioco e di rimettere in discussione le cose che ha imparato in questi anni. Alcune, come dice lui, hanno funzionato, altre meno. Ora voglio davvero fare sul serio. E crede tanto in noi, noi vogliamo ovviamente ripagare questa sua fiducia dandogli questa possibilità di essere a Milano con noi. Si tratta di Angelo Davvino. Rullo dei tamburi anche per Angelo, complimenti Angelo. L'ho saltato. Niente, Angelo, siamo veramente molto felici di averti con noi a Milano, è peraltro una persona veramente di cuore, per cui anche, come diciamo sempre, ci teniamo anche alle persone che hanno la voglia anche di, come dire, mettercela tutta, che magari non sono il ragazzino che parte a 20 anni che ha tutto l'entusiasmo, ma che continuano a tenere questo entusiasmo dopo anni, per cui complimenti Angelo e ci vediamo il 2021 a Milano. Ci vediamo a Milano, Angelo, e di nuovo complimenti. E ora abbiamo invece la terza estrazione, che è quella che è del trader, non è junior, non è senior, ma è fortunato. Fortunato chiaramente non è il nome, ma è proprio l'aggettivo, no? Di quello che sarà il trader che vincerà questa borsa di studio. C'è qualcuno che ha questo legge anche nei mercati, del resto. Ovviamente, giustamente. Giustamente. Quindi adesso facciamo un altro giochino, ragazzi, che è un sorteggio online che verrà fatto in due fasi, nel senso che qui abbiamo una serie di nomi che andranno a... Angelo dice che è già partito, sta già andando a Milano, ha detto mi incammino, è già partito. grazie a te Angelo. Abbiamo il trader fortunato, quindi è un trader a caso, non sappiamo chi sarà e succederà come. Allora, vedete questo, ve lo spiego per evitare che ci siano pensate di no, è preparato il ricorso, a parte che la sala la pago io, quindi potrei regalarla a chi voglio, no? Però non era questo quello che avevamo detto, e come sapete noi l'integrità prima di tutto, quindi vi facciamo anche vedere come la facciamo questa cosa, no? Avete tutta una serie di nomi qua dentro all'interno di questa lista. Ne faremo due, nel senso che faremo prima a esclusione, manterremo 10 persone. Quindi vedrete che qui ci sono 11 nomi in pratica, e poi ce ne sono altri sotto e sotto e sotto e sotto. Ne rimarranno soltanto 10, quindi l'ultima riga ad un certo punto, chiaramente non stiamo andando ad estrarre per ordine alfabetico, è random e il software andrà a estrarre in maniera totalmente casuale. Ad un certo punto vedrete che questo spazio, l'ultimo, rimarrà vuoto, e vedete che abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nomi. Prenderemo questi 10 nomi, quindi la prima la facciamo esclusione, escludiamo tutti gli altri. Prendiamo questi 10 nomi e li mettiamo all'interno della ruota della fortuna. A quel punto faremo soltanto una girata della ruota della fortuna che dirà chi è effettivamente il vincitore. Quindi prima li escludiamo, mentre nella ruota della fortuna chi esce, chi viene estratto, è effettivamente il vincitore. Chiaro per tutti? Ci proviamo, andiamo, partiamo, via. Allora, primo, diciamo, non estratto nella giornata di oggi è Davide Cappi. Grazie Davide per aver partecipato. Parla comunque con Jonathan o Natalia, non so chi sia il tuo tutor. Per tutti voi che avete partecipato, ragazzi, anche per chi poi
avrò modo di esserci, eccetera, parlate comunque con Jonathan o Natalia, perché c'è comunque un altro regalino per voi, ok? Come ringraziamento comunque per aver partecipato. Andiamo avanti, Mihail Berenstan, anche te Mihail, spero di aver pronunciato bene il tuo nome, una vita da Gian Massimo, Gian Maria, Gian Antonio, Gianluca, capisco il tuo dolore, perdonami, quindi mi dispiace Mihail anche tu per non essere il vincitore della borsa di studio. Mariano Paiusco, quindi l'altro non vincitore della borsa di studio. Marco Ruggero non vince la borsa di studio, Marco Ruggero non è fortunato. Francesco Giori, sfortunato anche Francesco, ma comunque in ogni caso tutti fortunati, perché chiaramente farete la masterclass sui breakout. Carlo Grassi purtroppo non vince il biglietto. Antonello Iamperi, anche per te mi dispiace, niente biglietto. Giuseppe, non so chi sia Giuseppe, la sorte non è stata dalla tua parte questa volta. Ivano Pedersini, grazie anche a te per aver partecipato, purtroppo non vinci la borsa. Giorgio Tacconi non vince la borsa. Marco Bonardi non vince la borsa. Vedete che sta mischiando adesso i nomi, non sono più in... sono sempre in ordine alfabetico, ma siamo già alla L, quindi ce ne sono anche altri sotto. Antonio Cami, anche per te, giro non fortunato. Giovanni Battino non vince il biglietto. Alessandro Biancacci non vince il biglietto, ma tanto anche Alessandro è dei nostri. Sabrina Arbucci, purtroppo mi dispiace Sabrina, ma non vince il biglietto. Però ti vogliamo a tutti i costi, Sabrina, quindi parla con Natalia, perché ti vogliamo a tutti i costi a Milano. È una richiesta personale. Francesco Cavallotti non vince purtroppo il biglietto. Miriam Lioni non vince il biglietto. Anche te stessa cosa come per Sabrina, Miriam. Emanuele Sala purtroppo non vince il biglietto. E ora dovrebbe essere l'ultimo o gli ultimi due effettivamente che... Ok, quindi Andrea Trussardi, mi dispiace, non vinci il biglietto. Rimangono Alessandro Irato, Claudio Caprioli, Domenico Vizzarri, Loris Celeghin, Luca Biagioni, Marcello Ripa, Marco Felici, Maurio, non c'era il cognome, è Mario Euromedia, Maurizio Dalla Valle e Stefano Pinetti. Ok, quindi una di queste 10 persone prenderà il biglietto per Milano, quindi terzo biglietto della lotteria. Adesso quello che io faccio è prendere questi nomi, andare alla ruota della fortuna, mettiamo i 10 nomi, ok, vedete che sono gli stessi 10 nomi di prima, se non mi credete potete tornare indietro nella registrazione una volta che la guarderete e vedere effettivamente se è così oppure no. Stavolta non andremo a esclusione, quindi girerò la ruota, verrà estratto un nome, e il nome che verrà estratto è il vincitore del... Ciao Mihail, mi dispiace, ci vediamo comunque, grande Mihail, parla con Jonathan che ha un regalino per te. Quindi il nome che verrà estratto in questo momento non è la Coca-Cola con la pasta, è la bruschetta lì da qualche parte in ungherese, è Cioda Recepce, non so come si lega, non so cosa sia, non è questa, ma... Rullo di tamburi, il vincitore del terzo premio della borsa di studio, terza borsa di studio, quindi prima borsa di studio trader senior, junior, seconda borsa di studio trader senior, terza borsa di studio, estrazione a caso fra tutti quanti, va... Mario Euromedia, non so chi sia il cognome, è un certo Mario Euromedia, ti contatteremo dalla mail, sicuramente il tuo tutor sa di chi stiamo parlando. Natalia dice di sì, ha idea di chi sia il tuo Mario. Ok, perfetto, quindi Mario, complimenti, il terzo biglietto è il tuo, la terza borsa di studio per Milano è la tua.
complimenti anche a te. Non conosco la storia di Mario, non so chi sia, quindi avrò il piacere di conoscerlo ovviamente a Milano. Ragazzi, io veramente vi ringrazio tutti per aver partecipato, sono veramente molto felice, sono molto contento anche solo per aver chiacchierato con noi e aver capito che ci sono delle persone dietro e non una campagna Facebook per vendervi il libro e poi per vendervi qualcos'altro. Per tutti gli altri ragazzi avete ovviamente il corso dei breakout gratuito, considerate comunque di venire a Milano, ragazzi, perché se avete partecipato c'è un motivo che voi conoscete, avete fatto qualcosa che vi ha fatto fallire, avete fatto qualcosa che vi ha fatto sbagliare, state cercando la vostra rivincita, state cercando di dimostrare qualcosa a voi stessi che è più importante di farlo con chiunque altro, avete preso delle perdite, avete capito che è il mondo che fa per voi, ma avete avuto dei fallimenti, delle mezze truffe. Ragazzi, lo so che, cioè, non voglio fare il venditore, non mi piace, non mi interessa farlo, non voglio dirvi, datevi un'opportunità però, cioè veramente, datevi un'opportunità, perché tante volte l'ultimo bicchiere si dice quello che frega, no? Ecco, tante volte l'ultimo bicchiere è anche quello che poi fa cambiare letteralmente direzione. Non è detto, non siamo qua per dirvi che in due giorni diventerete dei trader professionisti, ma per diventare trader professionisti dovete passare da questi due giorni, ok? Non sappiamo quando ci sarà la prossima conference, potrebbe essere che non ce ne sono altre, potrebbe essere che la facciamo, chissà, non lo sappiamo, non abbiamo in programma niente, quindi non ci sono occasioni ogni mese, ogni trimestre per fermarvi a studiare. Lascio la parola a voi, ragazzi. No, io volevo semplicemente ringraziare tutti, come ho detto prima, perché è stata una bellissima opportunità di parlare con tantissime persone, di conoscere storie completamente diverse fra di loro, per cui davvero molto molto grati. Questo regalo che vi accennava Gian è proprio un ulteriore ringraziamento concreto per permettervi anche ancora una volta di partecipare, per cui da domani in poi sentiremo tutti voi per parlarvene. Assolutamente, grazie. Sono d'accordo, anch'io ringrazio ovviamente tutti quelli che hanno partecipato, perché hanno dimostrato comunque un grandissimo interesse anche a riguardo di questa disciplina che secondo me è bellissima, perché si scrive trading ma di fatto si legge nuova gestione del tuo denaro, delle tue finanze, della tua energia, quindi cioè è una cosa che cambia completamente anche il modo di pensare. Sembra di no, ma porta dei bei risultati. E c'è un detto che dice, no, l'80% del lavoro è presentarsi, essere lì, quantomeno, altrimenti non hai l'opportunità che ti passa davanti. A volte la gente dice, no, ma a me non capita mai niente. Ma tu sei alla stazione quando passa il treno, perché se tu sei a casa il treno lì non arriva. Quindi a volte essere anche lì e ascoltare due giorni può fare, secondo me, assolutamente la differenza. Io, ragazzi, sono un docente, ho fatto tanta formazione davanti e dietro, e essere davanti, seduti lì, è diverso di essere qui con lo schermo, seppur sia più veloce, più comodo, più facile, ti puoi mettere qua in pigiama invece di essere lì con le scarpe, no? Cambia completamente, però l'attenzione che metti lì è completamente diversa, e scegliere di prendersi questi due giorni, secondo me, è vostro il vero regalo, cioè è quello il regalo vero. Anche perché, ragazzi, quando siete a casa, sì, le volete fare online le cose, con chi parlate? Con vostro cognato che ha le opinioni sull'uranio e su Tesla e sul Bitcoin, voglio dire. Confrontatevi con persone che hanno successo, con persone che stanno affrontando le vostre difficoltà, con persone che hanno i vostri stessi sogni, cioè quello è un ambiente favorevole. Si dice che oltre al 80% è presentarsi, di cui io sono un grande fautore, qualcosa che ripeto ogni giorno anche ai nostri studenti. È fondamentale, ragazzi, anche capire che alla fine di tutto sono frasi fatte, ma quando si dice che siete il risultato delle 5 persone che frequentate di più, significa questo, che se voi frequentate sempre il vostro cognato, il vostro amico al bar, la vostra zia Mariuccia che vi racconta di quando era giovane e il paesiello era bello, 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 perché non c'erano il traffico che c'era, bello, per carità, sono memorie, ma non vi portano da nessuna parte, no? Avete bisogno di aria fresca, avete bisogno di condividere con persone nuove, con persone anche brillanti, con persone che hanno voglia di crescere
non è solo un discorso di diventare ricchi con il trading, che sì, è il risultato, ma non è quello. Come diceva Jonathan, non c'è una persona, non c'è un trader di successo che non dica che il modo di diventare un trader di successo non gli abbia cambiato la vita anche in tutti gli altri campi, perché si impara a gestire in maniera molto meno emotiva tutta una serie di cose. Quindi assolutamente, ragazzi, credo che veramente sia fondamentale. Nei giorni scorsi è uscita, adesso non ricordo in realtà se sì, dei giorni scorsi, l'ho letta nei giorni scorsi, ma è post-Covid, la lettera ai dipendenti da parte di Jeff Bezos, dove diceva: ragazzi, grazie per quello che avete fatto online, tuttavia l'azienda è nata e continuerà a prosperare e le migliori idee sono nate sentendo l'odore del sudore di quello a fianco, toccandosi la mano, guardandosi negli occhi, urlandosi faccia a faccia e sentendo l'energia fisica, che possiamo dire tutto quello che volete, l'energia attraverso uno schermo non passa, a meno che non parliate con uno speaker, Tony Robbins, quell'energia, ma non è la stessa energia che avete se andate comunque fisicamente al corso di quella determinata persona. Ragazzi, è fondamentale in termini energetici e di buon umore e di formazione, perché non è che state andando a un trattamento psicologico del buon umore, ma è fondamentale per affrontare anche quei momenti di più difficoltà, eccetera, che ci sia dietro un supporto di questo tipo. Non c'è niente che possa sostituire il contatto umano. Non c'è niente che possa sostituire il contatto umano. La dopamina gratuita che abbiamo, attraversiamo tutto il giorno dietro uno schermo a guardare i grafici, ogni tanto parlare con le persone, guardarsi negli occhi e staccarsi totalmente per 2 giorni da quelli che sono anche i piccoli problemi o grandi problemi della vita quotidiana, è quello switch che, se vi trovate nel posto giusto, se vi arriva quello che vi deve arrivare, io sono anche convinto che sia molto difficile motivare le persone. La motivazione alla fine la trovate voi per quelle che sono i vostri bisogni, la vostra storia, quindi non siamo lì per motivare, siamo lì per spiegarvi letteralmente quello che noi facciamo e come viviamo di trading e come dopo 11 anni siamo ancora qua e in grado, anche dopo il mercato più difficile, più strano, più difficile degli ultimi 40 anni, a detta di chi 40 anni fa era già qua, come si sopravvive e come ci si appresta al prossimo rialzo di mercato. Efi, tu hai parlato poco, non so se volevi dire... Sì, in realtà c'era anche un commento che è arrivato proprio adesso da parte di Marco. Grazie a voi per l'opportunità, è piacevolissimo sentirvi parlare, spiegate concetti in una maniera talmente semplice che penso di non aver mai capito nulla fino ad ora, perché in tanti la spiegano complicata apposta, cioè in modo che le persone non capiscano. O perché non l'hanno capito loro, magari. Brava, e questo era il secondo punto. Allora, è fondamentale questo passaggio, ragazzi. Poi ti ridò la parola, Efi, perdonami, ma sai che io... Sì. Quello che dici, Marco, è quello che dicono tutte le persone che entrano nei nostri percorsi. Voi pensate di sapere di mercati? Se voi vedeste 2, 3 persone, 4 persone che sono all'interno dei nostri percorsi, vi rendereste conto che la vostra esperienza in realtà è un semino della canna di bambù che ancora ha una marea di strada da fare. Gente che ha 30-40 anni di esperienza nei mercati che ci dice: quello che mi dite voi, cioè, non l'avevo mai capito così prima. Quindi non sei l'unico, Marco, ed è per quello che quando noi diciamo: ragazzi, quello che avete da imparare a Milano non lo conoscete, non lo trovate nei libri di analisi tecnica. Certo che quella figura grafica è quella figura grafica, ma spiegare quella figura grafica e capire quando e come interpretarla, come sfruttarla, anche Gian, come utilizzarla, perché è tutto un altro lavoro. E quindi per dire appunto che non è che gli altri, alcuni la spiegano difficile, lo scrivevo anche oggi, alcuni la spiegano difficile perché devono vendervi che è difficile, perché altrimenti non date i soldi a loro. E ci sono persone che non l'hanno capito. Ovviamente, tenervi attaccati, la gestione passiva, nessuno batte i mercati, se non ci riesce Warren Buffett vuoi farlo tu, intanto però dammi i tuoi soldi che ci penso io, perché io so come fare, no? Dall'altra parte è che se non c'è chiarezza mentale, se non c'è chiarezza mentale, non è possibile spiegare e insegnare a qualcun altro come fare, ma non è neanche possibile avere chiarezza mentale
se tu non hai ottenuto un certo risultato in quella maniera e sai esattamente come si affronta quella situazione. Io costantemente, quotidianamente, ho persone che vediamo se riesco a metterti in difficoltà. E questa cosa non esiste. Non esiste questa cosa che mi mette in difficoltà perché o non la conosco e non è quello che faccio, oppure è impossibile mettermi in difficoltà. Non puoi mettermi in difficoltà con quello che faccio. Non puoi dire che puoi dimostrare che quello che faccio non funziona. Puoi dimostrare che non funziona per te, ma non che non funzioni. Cioè, siamo veramente inscalfibili. Da questo punto di vista, non c'è niente che ci possa buttare giù, perché quello che noi diciamo è quello che facciamo. Cioè, non è che spieghiamo una teoria e poi arriva uno che, cazzo, sai che forse stiamo sbagliando? No, non c'è quello che sbagliamo. Non c'è niente di quello che facciamo e che sbagliamo. Che non vuol dire che abbiamo ragione 10 volte su 10, ma questo è un altro discorso. Cioè, non funziona al 100% delle volte, ma funziona al 100%. È questo. Scusa, Effi, vai. No, figurati Gian, innanzitutto complimenti di nuovo ai tre vincitori, poi sono molto contento comunque dell'iniziativa che direi che ha quasi un carattere sociale, no? E poi segue moltissimo quella che è sempre stata la nostra filosofia fin dall'inizio, che è quella comunque della condivisione, sia in un senso che in un altro. Cioè, tanti anni fa c'è stato anche nei nostri confronti qualcuno che ha condiviso appunto le proprie conoscenze in un certo modo che ci ha permesso poi di svilupparle anche ulteriormente. Quindi se siamo dove siamo è anche grazie a qualcun altro, oltre a tutti noi. Quindi vogliamo, Assolutamente. diciamo, anche ridare un po' indietro, no? Quanto abbiamo ricevuto. Spero ovviamente che anche chi non ha vinto oggi il tagliandino venga a Milano, ma sono comunque molto soddisfatto, ecco, del fatto che comunque ci sia stato lo sforzo di contattare Jonathan o Natalia, perché significa che comunque c'è stata una riflessione che quindi abbiamo già portato a termine, diciamo, metà del nostro compito, metà della nostra missione. Che sì, vabbè, vedervi a Milano, però il fatto di avervi già fatto riflettere sulla vostra situazione, sul fatto che ci siano delle cose che non vi piacciono, che non stanno andando come vorreste, e che appunto vorreste poi rimettervi in gioco per cambiarle, almeno dal mio punto di vista, personalmente, questa è già una grande soddisfazione. Abbiamo già vinto. Sì, esatto. Sono completamente d'accordo, sono assolutamente d'accordo. Quindi, ragazzi, io vi ringrazio di nuovo. Jonathan e Natalia, non so se voi volete aggiungere qualcosa, altrimenti, al di là del fatto che abbiamo anche qua tecnicamente di nuovo alla perfezione, rimbalzino tecnico su alcune medie, anche oggi piano giornaliero. Rispettato alla Ascoltato. perfezione, e questo è quello che dicevamo all'inizio, no, Efi, Sì, è sì, sì. sapere Per esattamente che vedere il cosa fare e mercato dove è andare. questo, cioè significa che sono le 20 e 15 e noi siamo tranquillissimi a chiacchierare di quello che succederà fra meno di 3 settimane, fra 3 settimane qualcosa, quello che è, al di là di quello Assolutamente. che sta facendo il Nasdaq o l'S&P. C'è qualcuno che in Va bene. questo momento ha puntato la sveglia per svegliarsi alle 3 di mattina a controllare i grafici, quindi Lo so, già, hai piano. ragione. No, Sono io 10 anni fa quello. io se posso, vabbè, dico l'ultima cosa, ma in realtà è una cosa molto rapida. Volevo ricordare a tutti quelli che ci stanno ascoltando che domani ci sarà l'apertura dei mercati sul gruppo pubblico, quindi proprio la possibilità di vedere anche once again sul pratico cosa fare, come farlo e vedere il maestro all'opera, Vuol dire fondamentalmente. gratis gruppo pubblico, vero Johnny? Così Vuol dire gratis sul capisco. gruppo Ecco, pubblico. così togliamo. Perché quando parla Jonathan, magari c'è qualcuno che pensa sempre che poi bisogna sganciare. Non è Cioè, così, noi eh? facciamo due cose a pagamento e 97 gratis, quindi veramente, voglio dire, siamo molto sbilanciati da quella parte. Sì. Ragazzi, domande. Intanto che c'era Natalia che voleva dire ancora qualcosa, il fisio che stava No, no, finendo, ma ne approfitto intanto che è ancora un minuto che magari qualcuno ha delle domande. Al di là del fatto che oggi le cose tecniche, ragazzi, so che sono quelle che vi piacciono, ma dovete abituarvi a pensare che il trading è noioso, esattamente come noi in questo momento. Quindi, però funziona. esatto, Se per vero. essere meno noiosi, stavo solo facendo una battuta, Gian, dicevo che facciamo troppe cose gratis, per cui a volte magari si spaventano perché sembra che tutto sia lì, no? Invece Allora no. non facciamo più niente. Allora, da domani Facciamo. tutto a pagamento.
le facciamo col cuore, con, solo con quello che diciamo gratuitamente si potrebbe assolutamente fare da soli, la differenza, che sia chiaro, sono i tempi che uno ha a disposizione, cioè se uno vuole andare più veloce, cominciare a avere determinati risultati il prima possibile, è evidente che avere qualcuno a fianco che ti insegna come farlo, che ti mostra la strada, è molto più veloce, come in tutto nella vita, no? Per cui non è che i contenuti di gratis non sono di qualità o non basterebbero, è che comunque dovresti mettervi molto molto più tempo, che di solito è il motivo per cui non fate trading, per cui esatto, il punto che scoraggia sì, di più le persone. Sì, 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 tante volte non inizio il percorso perché non ho tempo, è il motivo per cui dovresti iniziare il percorso, che non hai tempo, perché cioè, qui dentro questo grafico che voi vedete non ci capite nulla, ma c'è un codice, c'è un linguaggio, c'è un messaggio molto chiaro a diversi livelli di quello che è, c'è davanti a noi. Per quello che stiamo parlando qua, il grafico è alle mie spalle, non ho chi c'era oggi all'apertura dei mercati con il gruppo Raptor, abbiamo fatto formazione anche oggi, di grafici ne abbiamo visto proprio pochi, se non alcune cose che era importante rivedere proprio a livello concettuale, però è questa roba qua, ragazzi, non dovete comprare tutti i giorni, non dovete comprare 10 volte al giorno, e che chiaramente non sapere qual è la prossima opportunità e non sapere qual è il vostro vantaggio per cercare la prossima opportunità vi porta a prenderle tutte, perché se non sai dove stai andando, ogni strada ti ci porterà, diceva qualcuno, no? E nel trading uguale, se non sai che cosa stai cercando, ogni opportunità sembra buona. Se tenti tutto, certo. È un po' come andare, cioè un po' è la differenza fra essere il cacciatore della domenica, dove stavo dicendo quello, Gian, mi è tornato in mente quell'esempio, è perfetto. Cioè, cacciatore della domenica nel paese dove io sono cresciuto, ogni domenica c'è un cacciatore che torna a casa con un pezzettino di gamba in meno, no? Il lavoro che noi facciamo è quello del cecchino, invece, devi sapere se stai sparando come si chiama il al cinghialotto si spara dalle nostre parti. No, parlo proprio del cecchino militare, parlo proprio lo sniper, il cinghialotto sì. No, parlo proprio del parlo proprio dello sniper, esatto. Cioè, sapere se state sparando all'ostaggio oppure se state sparando al sequestratore, cioè è diverso, no? Oppure al cinghialotto. Se invece in montagna ogni cosa che ci muove è il cinghialotto, è un potenziale cinghialotto. Tutto quello che si muove è un potenziale cinghialotto. Ogni tanto invece è una gambetta di un cacciatore, e capita, purtroppo capita. Purtroppo sì. Ok, quindi è questo, ragazzi, è tutto qua. Quindi vedo che non ci sono domande, in realtà non ci sono domande, quindi ragazzi, io direi che, visto che ogni tanto, ogni mercoledì in realtà, finiamo 10 minuti dopo, oggi possiamo finire 10 minuti prima, ok? Quindi tutti quelli che avete partecipato, ragazzi, io vi aspetto comunque a Milano, spero di vedervi veramente tutti quanti a Milano, tutti i nomi che abbiamo visto, chi non ha vinto, chi ha vinto, perché siamo veramente convinti di essere la rivoluzione in Italia del mondo del trading, lo dimostreremo, serve tempo, non è una questione di dimostrarlo con un trade, con due trade, con 6 mesi di trade, è questione di anni e anni di persone che escono dalla nostra scuola e possono dire per la prima volta nella mia vita ho ottenuto questo risultato, no? Serve tempo e da qualche parte bisogna pur iniziare, quindi spero che abbiate la lungimiranza, spero che abbiate la brillantezza, spero che abbiate la possibilità, il tempo, la voglia, ma soprattutto spero che stiamo facendo tutto quello che serve per aiutarvi a capire che questa è la strada per voi. Quindi vi ringrazio di nuovo, ragazzi, buona serata, buona gestione del rischio, ma soprattutto relax, perché il mercato non va da nessuna parte. Se sapete cosa state facendo, relax è proprio il mantra quotidiano, ok? Natalia, Jonathan, Effi, vi ringrazio come sempre, buon lavoro a tutti quanti, ci vediamo domani con la Trend Positioning School. Buona serata a tutti. Ciao a tutti, buona serata. Ciao a tutti. Jonathan non saluta, ha detto che tutti siamo stronzi, quindi... No, ma se non si è sentito, si è tolto il microfono. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao, ragazzi. Ciao.